Signor Gaudenzi, come è cominciata questa sua brutta avventura? Con una visita oculistica che dovevo fare da marzo del 2024 e che non c'era mai disponibilità da poterla fare. Dopo alcuni tentativi e che sono andato a una visita a pagamento che ho pagato di tasca mia. Quindi diciamo che il medico di base le ha prescritto una visita. Lei è andato al CUP dell'ospedale Santa Croce e le hanno risposto che non c'è possibilità alcuna di fissare un appuntamento. Esatto, perfetto, perfettamente è così. Dopo, a questo punto sono andato a visita a pagamento, ho pagato di tasca mia, e che è di cui ho risolto il problema. Però il problema è ritornato, dopo alcuni mesi è ritornato. Avendo ancora la vecchia ricetta che non avevo buttato via, che mi aveva fatto la dottoressa, e che sono ritornato alla ricarica, insomma, alla carica un'altra volta, insomma, voglio dire, per vedere se c'era spazio. Non esisteva nessun tipo di spazio, di disponibilità, insomma, ecco. Ritorno dalla dottoressa, mi ha rifatto una ricetta nuova, una richiesta nuova, voglio dire, che è con priorità e che è. E a tutt'oggi non esiste niente. Cosa devo fare a questo punto? Dopo ne è subentrata anche un'altra, perché purtroppo nel frattempo, no, camminando, diciamo che mi viene un po' il fiatone, dovrei fare una spirometria, che ho la richiesta fatta, che anche di quella non esiste nessuna apertura, insomma, non mi posso prenotare da nessuna parte, solo in basse Marche. Tutto qui. Ecco, il signor Gaudenzi è un pensionato, quindi non ha delle grandi risorse economiche da poter fare visite a pagamento a ripetizione. Esatto, purtroppo sì. La situazione è questa, insomma, ecco, voglio dire, una ne ho fatte, però non è che posso farne, ce ne ho altre due, non è che posso farne tutte e due a pagamento.